ba, posa la bacchetta, ba, ba. Posa la bacchetta, tu che ne sai, l'hai vista mai, posa la bacchetta, insomma mai. In quel contesto le difficoltà che dovremmo diciamo, affrontare, ma guai a non mettersi in gioco, guai a pensare che se è solo un sogno, avremmo finito il nostro compito. Questo può essere che magari lo può determinare quel sentimento un cittadino comune, ma non lo può determinare un rappresentante delle istituzioni, un rappresentante delle organizzazioni. Noi siamo chiamati a fare qualcosa di più, siamo chiamati a costruire le condizioni perché quella scommessa si possa vincere. E quindi va, come sempre dico agli interlocutori, anche del mio dipartimento, noi possiamo anche perdere, possiamo anche non fare la cosa migliore, ma dobbiamo aver lavorato fino all'ultimo per costruire un contesto migliore. Il progetto, il bando, la proposta, l'idea, no? Deve tirar fuori un qualcosa che sia il meglio possibile. Poi può darsi che si poteva fare anche molto meglio, ma dovremmo aver dato tutto. E io ho l'impressione che nell'ambito, lo dico qui, ma nell'ambito, diciamo, dell'agricoltura in generale, ma nell'ambito della valorizzazione delle nostre eccellenze, non si sia fatto non tutto, il minimo. Io sono convinto di questo e sono convinto che mai come oggi, diciamo, se torna un minimo di responsabilità e di consapevolezza, la Basilicata che si gioca una chance nuova in un contesto diverso, in contesto, parlo di comunità, diciamo, non solo nazionale ma internazionale, è una comunità che oggi, quella ampia a cui ci riferiamo, molto più attenta all'eccellenza, molto più attenta alla qualità, molto più attenta, diciamo, alla sicurezza alimentare, molto più attenta e molto più disponibile a riconoscere qualcosa in più a chi questa qualità è pronta a garantirla, ma soprattutto è pronta e capace di promuoverla e di valorizzarla. Perché in un mondo globalizzato in cui c'è tutto da tutte le parti nel mondo, chi riesce a farsi percepire come un'eccellenza si può giocare una partita. Allora, non aver dato tutto, non aver creato le condizioni, non voglio dare responsabilità, mi metto io per primo. Io l'altro giorno ho detto a Vittorio e ai miei dirigenti: il tema dei consorzi di tutela nella relazione della responsabilità che vive nelle competenze regionali, che sono piccole, sono poche. Noi rispetto al lavoro e il ruolo che svolgono i consorzi di tutela non abbiamo grandi possibilità, perché il consorzio di tutela vive di uno statuto e vive, diciamo, di un disciplinare che si è determinato, a cui i produttori devono in qualche modo rivolgersi e devono far rispettare. Rispetto a questo noi non possiamo incidere tanto, possiamo supervisionare, e io ho chiesto agli uffici di fare un'azione un po' più attenta per poter capire dove sono i problemi, come possiamo aiutarli a risolvere i problemi, come possiamo coinvolgere i produttori per poter raggiungere quegli obiettivi che diceva l'assessore o si auspicava il sindaco, che non è un obiettivo di una persona, non è un obiettivo di un prodotto, di un produttore. Vogliamo capirle che se si vincono queste sfide, li vincono le sfide, li vincono i territori, i comuni, le areali, la regione. Cioè, se il pecorino di Filiano raggiunge, sono 30 comuni di questa regione che riescono a vincere una sfida, che sta dietro quel prodotto, che siamo riusciti con un percorso di ricerca, con un percorso con un lavoro, siamo riusciti a farlo diventare prodotto di qualità certificata europea. E allora ha un senso se questo lavoro viene fatto, vivere lo strumento del finanziamento, la 3-2, come un elemento di aiuto, piccolo, grande che sia, perché questo percorso tu lo possa fare meglio. Ma è una cosa che io non vorrei manco dire, perché è naturale, ci sono gli strumenti europei e quello è un contesto, ma diciamo, un consorzio che vuole vivere una sfida, mica aspetta la 3-2,
per sostenere, lo dico, una cosa piuttosto che un'altra. Se un consorzio forte e ha vinto la sfida, ha superato le criticità, è in grado anche di mettere insieme produttori che magari ci mettono un euro, che aiutano, si fanno aiutare nel fare quelle attività. Io non voglio dare, ripeto, non è una lezione, non voglio dare responsabilità a nessuno, però è arrivato il momento, diciamo, di provare a fare un passo avanti, perché io passare gli anni, venire qua, e non aver, diciamo, raggiunto un obiettivo, è una mortificazione. Io sono venuto per, diciamo, con la morte nel cuore, ma è giusto, perché se si rilancia la sfida, è giusto che noi ci riproviamo. Aver solleticato, diciamo, l'idea che 28, 25 ragazzi imprenditori potessero raccogliere quell'invito e poi non vederli materializzati in una istanza concreta, è una sconfitta, ma non perché quello poteva chissà che cosa determinare, ma perché una quantità di produttori maggiore, che pure esistono su questo territorio, che vogliono sottoporsi a un disciplinare, che non è facile, ma che prendono consapevolezza che attraverso il rispetto del disciplinare si possa produrre un quantitativo utile per poter fare un minimo di azione commerciale, allora voglio dire, vuol dire che la sfida sta per essere, diciamo, almeno affrontata, non dico vinta. Io sarò domani protagonista, sarò dentro un invito che un'associazione ha fatto nel territorio materano, che ha messo in piedi un po' di eccellenze di questo territorio e dei buyer che vogliono portare, vogliono comporre un paniere di prodotti di Basilicata in giro per l'America e per il Nord Europa. Mi dispiace che non ci sia il pecore di Filiano. Ci saranno tanti altri prodotti, non c'è. Perché poco prodotto può darsi, perché non c'è la volontà può darsi, non è quello il metodo, va bene. Non è che uno per forza, le cose che arrivano sono per forza tutte buone, ci mancherebbe, ma il concetto è che noi stiamo provando anche a sostenere quelle iniziative piccole e grandi che portano a mettere anche, fare questa azione, diciamo, come ti posso dire, di link tra il mercato e la produzione. Anche se non è proprio il nostro compito da pubblica amministrazione, ma nell'ambito degli eventi, che nell'ambito delle richieste di sostegno, se arriva qualcosa che sa di mercato, che profuma di economia, a noi ci piacerebbe costruirle quelle cose e metterle insieme perché è un'occasione di sviluppo. Allora la sagra può essere vissuta in tanti modi, può essere vissuta come un momento in cui si parla di pecorino, può essere vissuto come il momento in cui si offre il prodotto e lo si fa degustare, può essere anche il momento in cui si organizza un grande incontro tra produttori e consumatori, o tra produttori e grande distribuzione o piccola distribuzione, o i grandi ristoranti italiani, e si fanno venire qui a gustare il proprio prodotto e a capire come questo prodotto può essere associato alla cucina, come può essere valorizzato con i cuochi, con la federazione italiana, con i chef. Si può vivere in tanti modi una sagra, non è che si demonizza un evento solo perché non lo si costruisce. Non riesco a capire perché in questa regione deve sempre prevalere, diciamo, il mio e il tuo, e non c'è mai la consapevolezza che il noi può portarci lontanissimo, lontanissimo. Mettiamoci tutti in discussione su questo, altrimenti che senso ha aver fatto la corsa con gli uffici, lo dico ringraziando Rocco, per Rocco Vittorio, no, non so perché ti mando Rocco, cioè, sei anche Rocco, sei soprattutto Vittorio. Dico, che senso ha, se non la viviamo così, aver fatto la corsa con gli uffici per aver messo in campo 100 milioni di euro del PSR ad agosto? E magari vivere i prossimi mesi fino a novembre, perché noi speriamo che arrivino progetti di qualità, soprattutto sul tema della filiera. E anche quella della filiera del latte, della carne, del latte, dei suoi trasformati. Può essere la soluzione? Io penso che sia una delle strade fondamentali da percorrere. E ancora di più, se la strada è quella della filiera, il presupposto è quello dello stare insieme. Perché ieri dibattevo con alcuni consulenti che pure criticavano il bando e provavano, diciamo, anche a mettere in crisi alcuni aspetti di quelli che noi abbiamo provato ad evidenziare come elementi che connotano, diciamo, questa tornata di bandi che sta sul tema della filiera. Guardate, la filiera non è
diciamo, l'opportunità di un finanziamento. La filiera che può essere stimolata dall'opportunità di un finanziamento è un modello operativo. O si capisce che la filiera è un modello operativo, ed è una filiera, non è per forza quella che si deve costruire per definizione con una rete d'impresa, con una società, ma una filiera è una capacità di mettere insieme produttori, trasformatori e mercato. Quella è la filiera che deve stare nella testa di ognuno. Poi chi la vuol vivere in maniera, diciamo, limitata e personale, bene. Chi la vuol vivere con amici senza avere un quadro, diciamo, stabile di riferimento, bene. Chi la vuol vivere all'interno di una dimensione più ampia in cui tutto questo si compie con un elemento che salda tutti, che è quello del vincolo del conferimento, che ti dà la forza certa di poter contare su una quantità di materia prima da trasformare e valorizzare, perché altrimenti è tutto, diciamo, un'ipotesi. Ditemi quale, diciamo, supermercato, non parlo né di iper e né di distribuzione organizzata, quale supermercato è disposto a fare un contratto con un qualsiasi soggetto che non è in grado ogni giorno di portargli dalla roba, la stessa roba, tutti i giorni alla stessa ora? Quale supermercato di casa, non catena di distribuzione piccolo grande, se tu non sei capace di dare quello stesso prodotto alla stessa ora, tutti i giorni, perché sul banco il consumatore deve poter andare lì a quel punto e andare a prendere il burro, il latte o il pecorino di Filiano, nessuno ti potrà dare mai fiducia. Figuriamoci se noi non siamo nelle condizioni di stabilire una relazione minima, sufficiente, che si chiama, diciamo, aggregazione, che vive all'interno di un progetto di filiera e che non solo aggrega prodotto, ma fa anche trasformazione ed è anche capace in questo programma, questo progetto, di fare valorizzazione e commercializzazione. Questa è la sfida che è in campo. E allora uno critica, e sono piccole le super, sono tante le percentuali, non riusciamo a raggiungere diciamo, la percentuale di prodotto che dobbiamo aggregare. E l'altro critica, è troppo la montagna, tre punti della montagna. E l'altro vivono, e l'altro critica perché avete dato un vantaggio troppo importante a una cosa o l'altra. C'è sempre tutto il possibile, diciamo, no? Io vorrei che per una volta, e decidere da questa parte, dopo aver fatto confronti, incontri, non abbiamo più deciso nel chiuso della stanza, nessuno ci può dire che abbiamo costruito questo impianto, diciamo, nei 20 metri quadri della stanza dell'assessore. No, non, questo non è dato, diciamo, di dire a nessuno. C'è stata una partecipazione straordinaria, che io ringrazio, e che quindi, diciamo, è un punto di saldature, un punto di contatto tra l'istituzione e la comunità, a cui io non voglio mai rinunciare, perché credo che sia l'elemento fondamentale, ma va vissuto, diciamo, in questa modalità, questa fase, convinti che siamo sempre disposti ad ascoltare, ma non più disposti ad assecondare processi viziosi. Io non sono disposto ad assecondare, io sono disposto a discutere sull'effetto di un impianto, di un'impostazione, sono disposto ad affrontare, diciamo, il giudizio su una politica che è stata messa in campo, però dobbiamo lavorare con i dati alla mano, dobbiamo poi giudicare, diciamo, con i risultati, perché se poi ci arrocchiamo sul nostro giudizio solamente perché è il nostro giudizio e non ci, diciamo, confrontiamo su quelli che sono i dati reali, e poi non va più bene. Allora qualcuno mi deve dire, diciamo, se c'è tanta disgrazia, diciamo, intorno al comparto agricolo, come i risultati che anche la Basilicata insieme all'Italia raggiunge in termini di occupazione più 12%, in termini di valore economico in crescita, diciamo, del 3-4% sul PIL se in agricoltura. Qualcuno ce li deve spiegare questi aspetti qua, perché solo nel dato nazionale sono un dato, sono valori incontrovertibili. È evidente che questi sono dati medi, quindi ci sono le criticità in ogni posto, ci mancherebbe. Però se noi siamo tra le regioni principali che
per impegno di spesa ha raggiunto il 46% in termini nazionali. Ed è riuscita a spendere già il 9,6%, quindi a erogare il 9,2% del PSR, collocandoci nella graduatoria tra le prime regioni in Italia, e penso che qualcuno dovrà pure dire che insomma, forse qualcosa di diverso cominci a ragionare. È un bel risultato nella 16-1 aver messo nelle condizioni, lavorando con il mondo della ricerca, che non sono arrivati sulla regione, diciamo, centinaia di progetti, ma sono arrivati 28 progetti e hanno visto questi progetti sulla ricerca in agricoltura, hanno visto l'aggregazione della ricerca, 374 soggetti coinvolti e 28 progetti nelle filiere, diciamo, principali della produzione agroalimentare. Vuol dire che l'invito, la strada, il percorso che ha l'istituzione pubblica giustamente indicato alla ricerca è stato colto. Tutta la ricerca ha avuto la capacità di aggregarsi, di stare insieme e di offrire alle filiere una possibilità. Diteci che cosa volete fare, noi vi costruiamo il progetto e mettiamo a disposizione il meglio che gli enti di ricerca sono nelle condizioni di dover dare sulla frutticoltura, sulla viticoltura, sull'olivicoltura, sulla zootecnia da carne e da latte e anche sulle filiere minori. E allora noi non abbiamo fatto quello che è successo in Toscana, la grande Toscana, dove sono arrivati 300 domande e sono imbrigliati in un meccanismo in cui non sanno qual è il progetto migliore, visto che ce ne sono centinaia. E abbiamo invece un numero di progetti questa volta che garantisce una concorrenza, ma una concorrenza misurata, perché si è fatto un lavoro a monte di sintesi. Quindi quello che chiediamo, che stiamo chiedendo ai consorzi, al mondo, è dire con più responsabilità facciamo sistema, facciamo sintesi e proviamo a vincere, a utilizzare questi fondi di questa programmazione in maniera diversa, più con una logica di investimento e non con un mero esercizio di spese e di rendicontazione, che non ci porta da nessuna parte. Tutti sono bravi a fare i progetti e tutti sono bravissimi a fare le rendicontazioni, ma i dati ci dicono che, diciamo, il passato non è un passato virtuoso e che quindi oggi abbiamo bisogno di cambiare passo, ma io sono convinto che però il cambiare passo, diciamo, questa volta ci deve portare a un risultato. I dati ci cominciano a dare ragione e dobbiamo spingere sull'acceleratore, e la qualità deve essere un elemento distintivo della nostra capacità di fare agricoltura, che oggi deve diventare capacità di fare, diciamo, agricoltura e di relazionarsi col mondo dell'agroalimentare. Oggi la sfida è trasferire l'agricoltore e metterlo in relazione col mercato attraverso anche una virtuosa connessione col mondo della trasformazione e anche dell'industria. Non è un caso che, diciamo, aziende come Orogel decidono e annunciano investimenti importanti da 18 milioni di euro per chiudere la catena e fare qui anche il confezionamento, invece che fare il prodotto, portarlo a Cesena, confezionarlo e poi portarlo magari su questi mercati. Non è un caso che Ferrero annuncia nel piano Italia la Basilicata come una regione di riferimento, perché la regione potrebbe nei prossimi anni avere quasi 6.000 ettari di nocciolo su cui determinare una nuova sfida. Non è un caso, perché non è un caso che si attivano filiere senza presenza di investimento nel grano tenero, nel grano duro, filiere sulle erbe officinali, e sono partite senza neanche l'esistenza degli schemi di bando. Questo che vuol dire? Che qualcosa, diciamo, comincia a mutare, e in questo cambiamento noi ci dobbiamo inserire e dobbiamo rafforzare, e il ruolo dei consorzi, dei consorzi di tutela, è un ruolo straordinario. Io sto cercando di dirimere una querela, non vi dico qual è il consorzio, che vive la difficoltà un'azienda di non poter contrattualizzare con un'azienda di trasformazione che vuole valorizzare un prodotto tipico della nostra terra, mettendolo in evidenza sulla propria etichetta come, diciamo, la presenza in un trasformato di un prodotto DOP della Basilicata, e il consorzio è reticente nel dare l'autorizzazione. Ma allora dico io, ma in che mondo viviamo?
c'è un'azienda che vuole il tuo prodotto, che è disposta a fare contratto a 100.000 euro l'anno e quindi ti assicura l'utilizzo del tuo prodotto, è un'azienda che trasforma. Io faccio la lotta con Roger, dico, ma perché non prendi i fagioli Sarpone e li metti nel minestrone e ci metti Orogel con i fagioli di Sarconi? Per noi sarebbe pubblicità, territorio che viene promosso e mercato. Allora questa capacità oggi, questa diciamo oggi, forse quando dico ce la possiamo fare, perché queste cose rende anche il grande mercato, anche i grandi produttori, per rendersi riconoscibili hanno bisogno di tipicizzare le loro produzioni per rendersi distintivi con gli altri e quindi utilizzano i prodotti anche a marchio per poter caratterizzare la propria di produzione standard, perché sanno che non la vincono più con la competizione e se hanno un prodotto IGP doppio tipico dentro magari aumentano il valore e la capacità commerciale perché diventano unici, perché diventano distintivi. E noi sta chance perché non ce la possiamo giocare? Che abbiamo di meno? Io non lo capisco cosa abbiamo di meno. Ci vuole un po' di animo, un po' di coraggio, un po' di positività e un po' di intraprendenza. Bisogna essere imprenditori. E se tra i soggetti che fanno parte del consorzio, qualsiasi, al governo non c'è questo animo imprenditoriale, e troviamolo, perché è fondamentale nella rappresentanza. È fondamentale avere iniziativa, che non è solamente fare l'evento. E avere un'iniziativa che è capace di trasferire quel valore dentro il mercato, è capace di produrre opportunità e relazioni, altrimenti è chiaro che nessuno ha la convenienza, perché stare dentro il rispetto disciplinare è comunque un costo, rispettare il disciplinare è comunque un onere, ma è un onere che diventa positività se tu determini valore. Se non c'è questo meccanismo è evidente che non ha senso e nessuno si ripiega nel rispettare quel disciplinare. Ma che mi interessa? Ma sto a casa, faccio quello che voglio, lo dico che è fatto a Fidiano, tanto più o meno quello fa la promozione, a me mi ci ritorna da capo, poi marchio o non marchio, sono capace io a venderlo ugualmente. E però oggi però dobbiamo spezzare sta catena della negatività, e lo possiamo fare se lasciamo i rancori, lasciamo diciamo le divergenze, le diffidenze e proviamo insieme con le stesse governance, con governance cambiate, non mi interessa, ma mettiamo avanti gli interessi collettivi. È veramente l'ultima chance che abbiamo, i fondi ci sono, le opportunità di... Ora qui c'è Saraceno, no? Che immagino sarà protagonista di una progettazione... Donna Giulia, scusami, pochino. C'è un direttore capace con l'azienda con cui lavora di mettere su progetti importanti sulla trasformazione. E penso che abbia anche reti commerciali sufficienti, protagoniste del nostro territorio. Una relazione positiva, con una, se non fosse per la distribuzione, con un'azienda del genere, e io penso che sia il minimo che si potrebbe fare tra aziende del territorio, tra soggetti del territorio, non tra diciamo personaggi venuti chissà da chi, con quali diffidenza li dobbiamo accogliere, e secondo me vanno accolti con grande, perché le capacità che hanno loro di penetrare il mercato non ce le abbiamo noi, ma viva Dio, se ce ne sono piccole, nostre, ancora meglio, chiami e sono da te, ma si è mai fatto un accordo su questo, si è mai fatto un tentativo di unione? Se non fosse per utilizzare la capacità di commercializzazione, di collocare il prodotto, non dico di trasformazione, che sarebbe un successo, io lo auspico, ma addirittura solo per utilizzare la rete commerciale. Ma io sento cose incredibili, sarà che il mio animo è un animo imprenditoriale, io vivo questo ruolo diciamo in maniera anomala, no? Perché sono un imprenditore storico, sono un imprenditore dentro, ma io non riesco a vivere con diciamo sufficienza e con... in maniera dimessa le criticità che pur sono tante esistono su questo settore, sono tante, nessuno le vuole occultare, eh? La difficoltà, non si va a fine mese, non ce la fai, il tempo, la grandine, la siccità, e ci sono tutti i problemi del mondo, ma quando i problemi del mondo ce li abbiamo noi e ce li hanno gli altri, solo che noi siamo deboli da sempre e non riusciamo a rafforzarci come nel sistema, gli altri sono più forti
e le cose passano e forse diciamo hanno effetti, diciamo, diversi. Non dico migliore o peggiore, diversi. Noi penso che possiamo giocarci una partita e dobbiamo rafforzare questo sistema. Quindi io spero di aver dato, diciamo, una traccia di lavoro su cui magari anche i relatori dopo potranno andare, convinto di poter in qualche modo essere, continuare ad essere un riferimento, spero, per le amministrazioni per una parte, anche a loro noi stiamo dando grandi chance, ora ci sono i 20 milioni di euro sulla viabilità che abbiamo messo in campo, assicureremo un progetto a comune di almeno un 200.000 euro per la viabilità rurale, io chiaramente è un segno anche importante, ma certamente non definitivo, e tante iniziative saranno messe in campo da qui a dicembre, un bando sulle condotte, sulle condotte idriche, e faremo ancora tante cose, ma rimane il punto, diciamo, dell'atteggiamento che deve cambiare da parte di tutti. Noi ci stiamo convintamente provando, sono anche molto felice, molto contento che i risultati cominciano a determinarsi e vogliamo proseguire in questa direzione. Abbiamo bisogno di tutti, anche di Zucale, diciamo, al quale lo invito, diciamo, ufficialmente, l'ho inviso ufficialmente in ufficio così per discutere nel merito e di provare a costruire, diciamo, un futuro diverso di un consorzio che io penso abbia un'eccellenza straordinaria, che è un valore aggiunto per un territorio amplissimo, e noi dobbiamo, prima di buttare la spugna, dobbiamo farcela a tutti i costi, dobbiamo insieme ai produttori trovare un modo per stare assolutamente insieme. Grazie e buon lavoro. Basolacata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Basolacata, insomma, mai.